Perché i video? Se c'è una consuetudine riguardo alle cose del web, possiamo dire con certezza ciò che funzionava ieri, che forse va bene anche per oggi, però è difficile fare proiezioni su domani. Abbiamo visto tutti aziende leader del settore sparire da un momento all'altro, oppure delle mode che avevano preso piede che poi nessuno si ricorda più. Il web si muove in maniera estremamente veloce e tutto cambia. Possiamo dire che un'immagine funziona di più di un testo scritto e un video funziona di più di un'immagine. Funziona nel senso che viene visualizzato di più, viene visto, viene comunque ascoltato di più al momento. Allora, anche per i DJ può essere utile pensare di fare dei video. Non necessariamente devono essere dei video parlati, possono essere gli after movie che contengono anche magari immagini di backstage, una raccolta di fotografie, grafiche. Comunque sia, comunicare attraverso immagini che si muovono può essere una scelta utile anche per i DJ, soprattutto adesso. Facebook sta puntando molto sui video e soprattutto sui video nativi di Facebook, così come YouTube è una piattaforma incredibile nel quale vengono aggiunti continuamente nuovi contenuti. Può essere difficile partire da zero e farsi spazio perché si tratta comunque di un mercato molto saturo. Però anche con numeri piccoli i risultati nel tempo arrivano. Certo, si può anche scegliere di comunicare attraverso un blog, attraverso i classici post o la promozione vecchio stile. Però diventa difficile per chi si affaccia adesso su questo mercato riuscire a crearsi il proprio spazio. Ma niente ti vieta di provarci lo stesso. Comunque la qualità dei contenuti e la persistenza, la consistenza, la continuità pagano sempre. Queste grandissime aziende che si stanno lottando il mercato dell'attenzione, ovvero Google e Facebook, stanno investendo tantissimo sui video. E non è soltanto una questione di algoritmi. Pensa a quello che fai te tutti i giorni con il tuo telefono, che ti guardi video dappertutto, bagno anche senza audio, quindi ecco la necessità di inserire i sottotitoli. Se te pensi a quello che fai tutti i giorni, a quello che fanno i tuoi amici tutti i giorni, i video che girano via WhatsApp, capisci che ignorare il video può essere una scelta strategicamente sbagliata. Soprattutto con il fatto che fare video non è più impegnativo come lo era una volta. Basta una stanza con un po' di luce e un telefono. Sì, è vero, poi magari vanno montati, c'è del lavoro dietro, però è qualcosa che si può fare, che si impara facendolo e può essere utile integrare all'attività quotidiana del DJ del fare musica. Nel mio caso, se guardo dai primissimi video ad oggi, che è passato meno di un anno, comunque c'è un miglioramento netto della qualità, sia delle immagini, dell'audio, ma anche del video stesso, del parlare di fronte a una camera. Ma anche se non parli, anche se sfrutti soltanto le immagini o delle grafiche, vedrai che facendoli migliorerai continuamente la qualità dei tuoi contenuti. Certo, se sei un fotografo o uno che fa video, allora ci si aspetta una qualità diversa, un lavoro diverso, ma dovrebbe essere anche il tuo pane quotidiano. Cerca di considerare il video come parte della tua strategia di promozione, come amplificatore di quello che fai quotidianamente, come parte integrante anche del lavoro del DJ. Fatti aiutare da qualcuno, magari qualche amico, oppure cerca di metterti lì con il tuo telefono, con i mezzi che hai a disposizione. Ci sono un sacco di contenuti, appunto, sia su Facebook che YouTube, per trovare indicazioni come fare dei buoni video, l'attrezzatura e quant'altro. Rientra nella tua formazione, nel modo di percepire i tuoi obiettivi. Commenta pure qua sotto se hai dei suggerimenti. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!